Siamo a Venezia, alla Biennale di Architettura, dove, come potete vedere, ci sono studenti, giovani da tutto il mondo, ci sono intelligenze di tutto il mondo, ci sono visioni del mondo da tutto il mondo. Quello che vorrebbe e dovrebbe diventare la parte portante del Movimento 5 Stelle, aggregare persone diverse da loro, ungheresi, cecoslovacchi, olandesi, australiani, americani, e sentire e condividere i loro pensieri. Gente che pensa il mondo in un altro modo, fantastico. Io sogno questo, vorrei creare un posto dove invitare e aggregare queste persone qua. Ho conosciuto una ragazza qui nel padiglione russo, parla 5 lingue, vive a Berlino, c'ha i genitori a Londra. È fantastico, parlava 5 lingue contemporaneamente. Avrei voglia di vedere queste persone, frequentare anche un po' il posto che ho in mente per il movimento a Roma, magari un teatro, vediamo dove, come, e vedere sviluppare un po' idee, altre idee, che non siano le mozioni, che non siano i regolamenti, che non siano leggi, di parlare del vuoto, riempendolo col nulla. Abbiamo bisogno di aria, di sollevare. Vedete, due o tre giorni fa è stato il giorno del sollievo, il giorno del sollievo mondiale. Il giorno del sollievo mondiale è questo. Qui inspiri, ti ispiri proprio, senti l'intelligenza. Allora inspiri, il giorno del sollievo è qua. Io adesso sono sollevato perché incontro dei giovani fantastici. Dove sono questi? Perché non sono dentro le nostre istituzioni? Perché non ci sono queste persone che progettano il mondo in una maniera meravigliosa? Dove sono queste persone oggi? Parliamo con mediocri, con gente che non ha nessun tipo di visione del futuro. Abbiamo bisogno di visionari. Io sono un tessitore di visionari. Allora, farò io, cercherò di dare lo spunto, ma io sono il principe degli ignoranti e per questo riconosco gli intelligenti, perché sono ignorante. Allora, l'intelligenza per me è una forma così quasi di magia, e quindi riconosco queste persone. E il mio impegno e la mia fortuna è quella che so aggregare persone, quello che deve fare il movimento nel futuro. Futuro a 5 Stelle è futuro di ripensare il mondo. È bellissima questa frase.